Giorni delicati e decisivi nelle trattative per la cessione del Barletta Calcio. Michele Di Benedetto resta il favorito sui tavoli in gioco con il presidente onorario Mario Di Miccoli, con la piazza biancorossa che chiede una soluzione rapida e solida per il futuro della società. L'imprenditore barlettano predica calma. È un momento particolare, io chiedo di stare calmi e tranquilli perché stiamo lavorando per il bene della squadra. I rapporti con Mario Di Miccoli in questo momento? Buonissimi e spero che continuino così perché di tutta questa storia comunque vada a finire, laddove non dovesse esserci l'accordo, la cosa che mi fa più piacere è aver ristabilito i rapporti umani. Poi diciamo tutti possono sbagliare, poi vediamo che cosa succede, però intanto dobbiamo rasserenarci e guardare con ottimismo al futuro societario, perché lui vuole lasciare, sicuro che vuole lasciare, quindi sono molto fiducioso e sono molto ottimista. Prorogato di diversi giorni invece l'ultimatum nella trattativa tra Mario Di Miccoli e Arturo Romano, l'ex presidente della Viterbese, resta indietro nella corsa al Barletta, ma non del tutto fuori dai giochi. Possibile un nuovo aggiornamento tra le parti nel corso della prossima settimana, proprio a Barletta, mentre il tempo stringe su entrambi i tavoli.